Cari telespettatori di Fano TV, stasera siamo al Pincio di Fano per la serata conclusiva della Fano dei Cesari. Su questo percorso sfileranno a breve circa 2000 figuranti, tra cui le quattro fazioni della città di Fano e i rievocatori storici. A conclusione della serata ci sarà la spettacolare Corsa delle Bighe. E allora seguiteci perché la serata sarà molto lunga e la passeremo insieme. La vostra associazione Simmachia Ellenon studia le origini del mondo greco. Innanzitutto, da quanti componenti è formata la vostra associazione? La nostra associazione ha iscritti da oltre tutta Italia, siamo oltre 50 iscritti, attivi dal 2008, con sede a Fano. Che cosa avete riproposto in questi giorni? In questi giorni abbiamo, oltre che curare la nostra parte rievocativa dell'antica Grecia e antichi cartaginesi, abbiamo coordinato tutti i gruppi storici e gli accampamenti storici nel centro città, cosa che facciamo fin dal 2018, da quando c'è stata la rivisitazione della Fanum Fortunae. Ecco, e per chi volesse iscriversi, che magari è appassionato di questo mondo greco? Basta cercare www.simmachia.eu e mandare una semplice mail, il cellulare ogni tanto non è attivo e abbiamo i nostri social e vi aspettiamo. Francesco, alle nostre spalle il simbolo della colonia Iulia Fanestris, il Nettuno, che cosa rappresenta? Rappresenta Nettuno, il dio dei mari, su una quadriga trainata da cavalli marini. È il nostro simbolo perché è presente al Museo Archeologico di Fano ed è uno dei simboli più significativi della nostra città. È un mosaico che è stato ritrovato nella nostra piazza, Piazza Grande, ed è importante per noi perché simboleggia la colonia Iulia Fanestris. È anche stato il tema conduttore di quello che è stato il nostro spettacolo di ieri sera, Nettuno, il dio delle acque. Abbiamo voluto dedicare a questa divinità pagana lo spettacolo che la colonia annualmente prepara per la Fano dei Cesari ed è stata una suggestiva manifestazione proporre le attività di Nettuno e soprattutto le divinità collegate a Nettuno. Abbiamo parlato di Scilla Cariddi e poi prendendo nella mitologia il mito di Ulisse che incontra Polifemo, figlio di Nettuno. Da quante persone è composta la vostra associazione? Noi siamo una settantina di soci presenti sia a Fano ma anche in tutta Italia. Abbiamo soci di diverse regioni, dal Friuli, dal Veneto, dalla Toscana fino a naturalmente l'Emilia Romagna e le Marche. E anzi, se posso, voglio fare un appello a tutti quelli che ci seguono. Se hanno voglia, interesse e sono appassionati sulla romanità, possono contattarci, trovano facilmente su internet i nostri collegamenti telefonici e vengono a fare parte di questa nostra grande famiglia. Marco, invece, per quanto riguarda la vestizione, lei come è vestito? Da che cosa è vestito? Sono vestito da imperiale, l'armatura imperiale, elmo, scudo e tutto il resto. E queste sono delle ricerche che si fanno sui vari musei, vari manoscritti, libri e cerchiamo di riprodurre sempre il meglio possibile delle armature e dei vestiti, così da cercare di essere più filologici possibili. Quindi un gran lavoro di ricerca e di studio. Di ricerca e poi abbiamo delle sarte, abbiamo degli armaioli che ci fanno sia gli elmi che le varie armature. È un lavoro impegnativo che porta via parecchio tempo, oltre al lavoro normale di tutti i giorni c'è anche questo qui, però quando la passione è talmente tanta si fa anche questo, ecco. Luca Serfilippi, per la prima volta su questa Arena del Pincio in veste di sindaco, innanzitutto che emozione si prova? Beh, una grandissima emozione, sono onorato di ricoprire questa carica per la manifestazione, una delle manifestazioni più importanti della nostra città e del nostro territorio. Direi un grandissimo successo, un grandissimo entusiasmo, tantissimi figuranti, tantissima partecipazione. Quindi una Fano dei Cesari 2024 riuscitissima, ringrazio chi l'ha permesso, tutta l'organizzazione. Io sono orgoglioso veramente del lavoro che è stato svolto, sono sicuro che nel 2025 raddoppieremo la Fano dei Cesari perché uno degli elementi più importanti della nostra città, che caratterizza la nostra città,
comunità come la romanità deve essere valorizzata come strumento di accoglienza ma soprattutto di promozione turistica della nostra città e del nostro territorio. Quindi viva la Fano dei Cesari, viva le fazioni e viva tutti coloro che hanno dato una mano per organizzarla. Alberto Santorelli, questo è un evento che accoglie tanti fanesi ma anche tanti turisti. Qual è il segreto di questo evento? Il segreto è la romanità, è il fatto di ritrovarsi vestiti in costume romano in una grande partecipazione popolare per rievocare appunto i fasti romani e la nostra storia, perché Fano è una delle città che conserva ancora oggi il miglior patrimonio artistico e culturale della romanità e allo stesso tempo ama festeggiare i romani con una grande tradizione popolare come è la Fano dei Cesari, che è un grande evento della città di Fano e che avrà l'obiettivo anche negli anni a venire di coinvolgere sempre di più i fanesi e i turisti. Oggi al Pincio di Fano è presente anche l'associazione Ludus Emilius. Da dove venite? Siamo di Cesena e ci occupiamo di scherma gladiatoria, ricostruzione, appunto rievocazione gladiatoria. Quindi rievochiamo i combattimenti, gli spettacoli dei gladiatori in antica Roma. Oggi in quanti siete a Fano? Qui a Fano siamo in 10. Ma di solito partecipate anche ad altri eventi in tutta Italia? Assolutamente sì, su tutto il territorio nazionale e a volte anche eventi all'estero. Ma che cosa spinge dei ragazzi così giovani a partecipare a questi eventi? Ci deve essere una grande passione? Assolutamente sì, noi siamo tendenzialmente un gruppo di persone che pratica scherma storica e poi nel tempo libero come secondo hobby si dedica anche alla rievocazione storica partecipando ad eventi come questo di Fano. Come vi sembra Fano? Fano è una bella città, è sempre per noi un piacere tornare, questo è il quarto anno consecutivo e diciamo per noi è ormai un appuntamento fisso e un grande piacere essere qui ancora. Allora, alla prossima Fano dei Cesari. Assolutamente, grazie, alla prossima, grazie, arrivederci. Buonasera a tutto il pubblico della Fano dei Cesari, mancano pochi minuti all'inizio di questo grande spettacolo che solo Fano può rappresentare. Massimo Foghetti, lei da tanti anni è il presentatore ufficiale della Fano dei Cesari. Lei ci racconta durante il percorso le notizie storiche di questa romanità. È una romanità che viene riproposta nei minimi particolari grazie a tanti gruppi che vengono anche da tante altre regioni d'Italia ma anche da Fano. A Fano abbiamo due gruppi eccezionali che sono la Simmachia Elenon e la Colonia Iulia Fanestris. I particolari con cui realizzano le loro ricostruzioni sono veramente eccezionali, frutto di uno studio molto molto attento e molto particolareggiato, e questo ci dà la possibilità di rivivere senza tanti giochi futili, veramente lo studio dell'antica Roma. Fano è ricca di testimonianze romane, grazie al Fano dei Cesari possiamo veramente apprezzarla e magari riviverla così com'era 2000 anni fa. Stasera nella conduzione sarà accompagnato anche da Augusto Alessi. Sì, quest'anno ho un collega veramente, veramente bravo, ciao Augusto, veramente bravo a presentare tante tante iniziative. Quest'anno sarà la sua prova del 9, perché devo dire che la Fano dei Cesari è impegnativa e cedo a lui la parola. Grazie, mi ha messo subito a mio agio, mi ha tolto tutta la tensione che avevo addosso, no, sarà un piacere presentare questa importantissima manifestazione già da adesso. Siamo nel 2024, ma l'aria che si respira qua non è quella del 2024. Siamo nella Fano romana, siamo nella Fano dei Cesari, siamo all'anno zero e questa sera sarà una festa grandissima. Allora, buon lavoro e buona Fano dei Cesari. Grazie. La fazione del Cinghiale rappresenta i quartieri di Cuccurano, Sant'Orso, Bellocchi, Carrara, Falcineto e Rosciano. La fazione del Cinghiale è oggi al Pincio e è stata la prima ad aprire la sfilata. Esattamente, è stato un piacere, un onore e la fortuna che è toccata a noi entrare per primi. Siamo in tanti, abbiamo creato veramente tanta partecipazione, come d'altronde tutti gli anni, devo essere sincero. Si fa fatica anche a dire a qualcuno, guarda, nella quella organizzata, perché poi è formata da due blocchi, quella, la sfilata organizzata e la sfilata del popolo che si accoda, diciamo, anche all'ultimo minuto. Quella organizzata è già 2-3 mesi che ci lavoriamo con un tema che abbiamo scelto,
e anche lì ho dovuto dire a qualcuno di non venire, perché già quando ho raggiunto un centinaio di figuranti già erano tanti da vestire, da gestire. E poi tanto popolo delle mie fazioni sono venute con i soliti carrettini pieni di cibari e di bevande, che insomma quelli non mancano mai. Mai, poi bisogna rifocillarci, questo caldo sicuramente si fa sentire. Sottoscritto, io perdo parecchi chili, che magari fa anche bene. E invece venerdì sera la Fano dei Cesarini, 12ª edizione. La Fano dei Cesarini è stata anche quella molto partecipata relativamente al caldo che faceva, perché gli anni passati, devo essere sincero, c'era più partecipazione, ma mi ero cominciato a preoccupare perché era molto molto caldo, si era raggiunti 40 gradi circa proprio a termometro. Siamo riusciti a farla, tanta partecipazione, ripeto, i bambini sono divertiti tantissimo, ancora oggi ricevo feedback di approvazione, di contentezza, di famiglie felici di essere intervenute, che garantiscono già la partecipazione negli anni successivi. Allora buona serata a tutti. Grazie e buona serata a tutti quelli che potranno godere di questa bella manifestazione che per Fano è veramente unica. Che cosa state trainando? Qui trainiamo vino e cibo. Per sopravvivere questa giornata faticosa, molto faticosa. Pare che sopravviverete molto bene. Non ho dubbi, guarda, ci impegniamo e ce la faremo. Voi siete della fazione del cinghiale, siete di Fano? Io sono di Palermo, mi trovo qua per caso, grazie a lui. Vai cinghiale! Le piace molto questa manifestazione? Sì, è la prima volta che partecipo, ma è fighissima, è bellissima questa rievocazione storica. Fano poi ha tutti i presupposti per rievocare l'antica Roma, quindi è bellissimo. Quindi farà pubblicità in giro di questo evento? Assolutamente sì, sui social e ovunque. Sì. Chi vincerà la Fano dei Cesari? È scontato! Chi vince? Cinghiale! Giuseppe e Mattia, oggi sfilate per la fazione del cinghiale, ma ieri sera avete fatto uno spettacolo veramente meraviglioso. Esatto, oggi siamo in riposo dopo 3 giorni di Fano Fortune. Giovedì e venerdì siamo stati dentro il chiostro di San Michele e ieri abbiamo finito con il gran spettacolo in collaborazione con la colonia Iulia Sfanestris. Cos'è per voi la Fano dei Cesari? Allora, io ti parlo da fanese acquisito ed è una manifestazione che sento particolarmente, in quanto mi sento molto coinvolto e considerando che ieri ho curato, diciamo, la parte coreografica dello spettacolo, mi coinvolge ogni anno di più, quindi vedo che è una situazione molto sentita dal fanese, quindi mi piace veramente tanto il modo in cui tutti sono coinvolti. Assessore Baldelli, grazie ad un lavoro di squadra si ottiene un risultato come questo, importante per la città ma anche per l'intera regione Marche. È importantissimo non solo per Fano, la terza città delle Marche, per la provincia di Pesaro-Urbino, ma per tutta la regione. Fano oggi ci fa rivivere una pagina di storia a cielo aperto grazie alla Fano di Cesari. Non dobbiamo dimenticare che la storia romana di Fano, città amata da Vitruvio, ispirò secoli dopo Leonardo da Vinci. Ricordiamoci della nostra storia, della nostra identità, e per questo un ringraziamento e i nostri complimenti di Regione Marche che vanno agli organizzatori, all'amministrazione comunale, alla Proloco, ai volontari, alle tante organizzazioni che ruotano attorno alla Fano di Cesari, perché danno identità non a Fano ma alla nostra regione. Oggi viviamo una straordinaria pagina di storia ma anche una straordinaria pagina di sviluppo turistico ed economico della nostra regione. Quindi un vero grazie a questa città di cui siamo orgogliosi. Grazie al lavoro di squadra si ottiene un risultato come quello di oggi, dove ci sono tanti fanesi ma anche tanti turisti. Sì, è spettacolare il lavoro, se penso ai giorni scorsi il lavoro è tantissimo, ma vedendo tutto quello che c'è stato oggi, che c'è tutta la gente, le persone che chiedono, le tantissime telefonate per chiedere a che ora, dei vari appuntamenti della corsa delle bighe, della sfilata in Pompa Magna, è stato bellissimo rispondere e lavorare, fa dimenticare tutta la stanchezza che è accumulata. Anche se abbiamo sì lavorato tanto, ma un grande lavoro di squadra, eravamo tante associazioni, tutte quelle del territorio che hanno potuto, ci siamo dati la staffetta, perché il lavoro c'è stato sia di giorno ma anche di notte, perché questa notte, la notte scorsa, c'è stato
l'allestimento dell'aria, del pincio per la corsa delle bighe ed è avvenuta dalle 3 di notte in poi, quindi si è proseguito tutta la notte a lavorare, è stato bellissimo, però viva la Fano dei Cesari e viva Fano! Bianco e giallo, la fazione del lupo. In quanti siete oggi? Oggi siamo circa 400, tra figuranti, partecipanti, diciamo sui 400. Quali sono i vostri quartieri? I nostri quartieri sono quelli, diciamo, Fano nord-ovest, cioè Centinarola, Carignano, Sant'Andrea, Rocco Sambaccio, Fosso Seiore, Gimarra. Spero di non aver dimenticato nessuno perché poi mi linciano. Alle nostre spalle il carro della lupa. Sì, è un carro che sinceramente avevamo portato 6 anni fa e abbiamo ripreso quest'anno perché avendo un tema libero è una cosa che ci piaceva riportare, l'abbiamo riportato e abbiamo notato anche che è molto piaciuto, come è piaciuta come figura. Alle nostre spalle sentiamo infatti anche tanto entusiasmo. Sì, tanto entusiasmo perché i giovani, nonostante che noi abbiamo portato dei temi che riguardavano la storia romana, i vestiti, i trucchi, tante cose, però c'è anche la goliardia del gruppo dei giovani. Buona Fano dei Cesari. Altrettanto e altrettanti anni. Direttamente dalla Spagna solo per venire alla Fano dei Cesari. Ovvio. Questa è la meglio festa dell'Italia, eh? Tutti, l'ospitalità, gli italiani, tutti. La Spagna, tutti, vieni a Fano alla festa del lupo. Viva il lupo! Viva Fano! Lupo, lupo, lupo! Viva Felile, viva il lupo! Lupo, lupo, lupo! Ma anche, non solo dalla Spagna, ma anche dalla Sardegna. Sì, è vero, veniamo anche dalla Sardegna e devo dirvi la verità, io che provengo da un paese piccolino di 2000 abitanti, quando sono arrivato a Fano mi sono sentito come a casa, perché la gente è molto, molto socievole, veramente simpatica e questo mi ha dato l'opportunità di sentirmi a casa e per questo viva il lupo! Viva il lupo! Lucia dalla fazione del Delfino, quali sono i quartieri che rappresenta la vostra fazione? Allora, i quartieri sono tantissimi perché ne abbiamo 12, tutto il mare, tutto il centro, Poderino, Fanella, Trave, San Lazzaro, Vallato, San Cristoforo, Fano 2, quindi i quartieri sono veramente tanti e infatti abbiamo tantissime persone che hanno sfilato con noi, quasi 400. Quanto è difficile recuperare anche i vestiti? Beh, noi recuperiamo la materia prima perché i vestiti li cuciamo noi e quindi perché per noi è importante comunque fare una ricerca storica e quindi non è semplice poi cucire tutti i vestiti, è abbastanza impegnativo. Allora, buon divertimento e buona Fano dei Cesari. Grazie, buona Fano dei Cesari anche a tutti voi.
anche se di due differenti fazioni, stasera unite per la Fano dei Cesari. Sì. Assolutamente sì. Di che fazione siete? Io Delfino. Io Lupi. Che cosa vi è piaciuto di più di questa Fano dei Cesari? I cori e la sfilata. La gente, tutta la gente che c'era, che partecipava. Questo è un evento sicuramente che unisce. Sì, assolutamente, anche secondo me. Unisce ma anche divide. Come mai divide? Perché c'è un po' di competitività, però è giusto così secondo me. E a proposito dei gruppi, ti sono piaciuti questi gruppi che hanno sfilato? Assolutamente sì, penso che la Fano del Cesare sia una delle migliori come feste a Fano e da portare avanti. Allora, buon divertimento ragazzi. Grazie, anche grazie a voi. Che cosa trasporta la fazione del Delfino su questo carro? Allora, trasporta tanta porchetta, tanta felicità, tanta birra, tanto vino e tanto Fano dei Cesari. Perché anche il mangiare è necessario. È fondamentale direi, ok? Delfino, 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 Delfino! La fazione della Volpe stasera è stata l'ultima a sfilare, ma non per questo ultima in tutti i sensi. Allora, quanto lavoro c'è stato dietro questo evento? Tantissimo lavoro, perché noi, diversamente dalle altre fazioni, non abbiamo organizzato solo il balletto, ma noi abbiamo rappresentato un'opera che vogliamo dire teatrale, perché e che abbiamo intitolato L'arrivo di Cleopatra a Roma, quindi con diversi diciamo attori della fazione e anche con artisti provetti abbiamo costruito una barca con cui Cleopatra è arrivata a Roma e praticamente accolta da Giulio Cesare, dal Senato, e nella rappresentazione figura anche Calpurnia, che è la moglie di Giulio Cesare, timorosa diciamo di essere ripudiata, con le sue ancelle e le sue ballerine, e logicamente tutto uno stuolo di soldati, di il popolo che l'accoglieva, e quindi diciamo è una rappresentazione a tutti gli effetti. Luana, lei voleva fare dei ringraziamenti. Sì, allora io volevo ringraziare tutta la fazione al completo, perché noi siamo un territorio molto molto allargato, diciamo che siamo quelli di Fano Sud, quelli di là dal ponte Metauro, c'è anche una piccola parte di ponte Metauro e anche di Villa Uscenti, però diciamo che il grosso della nostra fazione è Ponte Sasso, Metauriglia, poi tutta la zona di Tombaccia, Caminate, quindi siamo comunque tantissimi. Volevo ringraziare tutti perché veramente sono stati tutti disponibili, e quindi un abbraccio grande e speriamo che il prossimo anno sia ancora un anno migliore e che ci sia ancora tanta partecipazione in più rispetto a quello che abbiamo dato. Ma grazie, veramente grazie a tutti quelli che hanno partecipato e a quelli che ci hanno dato veramente una mano. In particolare però vorrei dire un grazie a Michele Amato, che ha costruito la piccola nave di Cleopatra, e a Ruben, che in realtà si è tanto dato da fare perché ha fatto tutti gli allestimenti esterni e tutto quanto, poi Massimo, vabbè, tanti altri che comunque l'hanno aiutato in questa fase. Però insomma c'è stato tanto lavoro, ma insomma, adesso siamo qui, siamo soddisfatti, e quindi va bene così. Lavius, Flavius, Marius e Faustus si presentano in parata davanti al pubblico della Fano dei Cesari. Andiamo direttamente alla finalissima del primo e secondo posto. Lo ripeto, Faustus contro Lavius, Lupo contro Cinghiale. Faustus in corsia interna, sono entrati, eccoli qua, via! Abbiamo la Volpe.
volta c'è ancora Faustus, vince la corsa delle bighe della Fano dei Cesari 2024, la fazione della Volpe. Allora premiamo la miglior fazione dei Ludi Fortuna. Sono stati vinti con 24 punti dalla fazione del Lupo. La miglior pompa magna, la fazione del Delfino. Vincitore del miglior personaggio, Diana del Cinghiale. Fanno TV e viva la Fano di Cesari!